Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Doran Red. Come vedete siamo con Minecraft, ma con una custom map. Come vedete apriamo la cassa e non c'è un cazzo. Perfetto, si inizia molto bene. Allora ragazzi, questa mappa l'ho trovata su un sito, non ricordo come si chiama, e aveva un voto molto alto, non so perché, ma vi leggerò meno la storia per farvi capire cosa sto giocando. In pratica, ora vi spiego un po' la storia. Ti ritrovi bloccato su una zattera galleggiante da qualche parte nell'Oceano Pacifico. Per rimanere in vita, il più importante è quello di fornire a voi stessi di prima necessità: acqua, cibo, riparo, la capacità di pensare chiaramente, di navigare in modo sicuro e per evitare interazioni spiacevoli e forse fatali con gli animali. Questa mappa sopravvivenza utilizza alcune delle nuove caratteristiche di Minecraft 1.8 per implementare un'esperienza di sopravvivenza più realistica. Molto positiva questa cosa. Quindi è meglio che vada su qualche isola per adesso. Sinceramente non ho capito cosa dobbiamo fare, però ho letto delle sfide, cioè c'erano sfide da completare che metterò nel prossimo episodio probabilmente, vi farò vedere. All'inizio cerco di capire un po' l'ambientazione di questa mappa, capire cosa fare. Qui per adesso c'è un pollo. Cioè, fa un verso diverso dagli altri animali. Pollo crudo. Aveva un suono diverso, di solito non faceva una cosa del genere. Non mi ricordo, questo è legno dovrebbe essere, sì, ok. Abbiamo appena guadagnato la conquista. Allora, aveva detto che c'era anche sete, ma come fa una persona a capire la sete e cose così varie? Cioè non c'è scritto né niente. Adesso però stiamo al copè. Cosa cazzo ho appena visto? Un fulmine ha colpito a terra. Oh mio Dio. Quindi potrei essere a rischio sotto gli alberi. Allora, per adesso cerchiamo di fare le solite cose, ovvero craftarci armi, eccetera. Ok, cerchiamo di fare queste cose perché credo che sia parte della sopravvivenza. Ci conviene almeno fare il piccone, iniziare a prendere un po' di pietra e cibarci, eccetera. Allora, prima cosa facciamo il piccone. Fatto. Prendiamo la legna, che è molto importante. La legna. Sì, questa è legna, guardate ragazzi. Allora, prendiamo la pietra. Oh mio. Ecco, ecco quali erano i pericoli di cui spiegava animali letali. Torniamo sotto all'albero, credo che sia abbastanza sicuro qui sotto. Almeno gli alberi sono abbastanza grossi. Ma cerchiamo di farci prima una spada, che probabilmente ci servirà. Da come ho capito, cioè ho letto già le sfide, così spieghiamo un po' le cose. In questa mappa dobbiamo anche costruirci un rifugio, cioè una casa. Da come... cioè non credo proprio casa, possiamo fare qualsiasi cosa, visto che sta scritto rifugio. Però abbiamo bisogno anche di altre cose. Se non mi sbaglio, costruire diverse fattorie, come quella di zucca, angoria, eccetera. Più che altro, secondo me, seguendo le sfide, o se le seguiamo bene, cioè se le seguirò bene, o dovrebbe venire il gioco. Allora, bene ragazzi, ho raccolto un po' di materiali. Come vedete ho preso legna, pietra e mi sono craftato alcune cose. Comunque questa custom map, ci sono alcune sfide importanti da seguire probabilmente, visto che comunque per forza dobbiamo seguirle. Sta smettendo di piovere, o mi sbaglio? Oh mio Dio, che laggata improvvisa. Si sta smettendo di piovere. Da come ho capito, dobbiamo seguire queste sfide. Seguendo queste sfide comunque porteremo il gioco avanti. Credo che debba per forza seguire queste cose, perché sennò non ha senso giocare a una custom map. Ho scelto questa qui, come ho detto prima, perché ha avuto un voto abbastanza alto. Poi non so se vi interessa che faccia altre custom map. Per me va bene, tipo parkour, sempre sopravvivenza come queste, o boh, altre cose. Sinceramente ho scelto la sopravvivenza perché a me piacciono molto i giochi di sopravvivenza. Quindi
meglio metterci questi da parte e crearci almeno del carbone, perché non sappiamo se riusciremo a trovarlo facilmente. Quindi prima di andare via, io direi di farmi una fornace. E ho visto che queste isole, cioè, ne sono tante, come vedete sono lì, sono di là e sono anche altre di là. Potrei dire che questa è quella principale, come vedo la posizione, però dobbiamo andare ad esplorare, quindi ci conviene prima esplorare e capire che vantaggi ci dà quest'isola, se ce ne sono, e vediamo se di là, più in là ci sono altre isole. Però da come vedo dovrebbero essere queste, perché ho messo il gancio alto, visto che comunque non c'è la shader mod, quindi dovrei reggere al massimo la grafica. Nel mentre che si cuoce qualcosa, prendiamo altra legna, non si sa mai. Ok, dovrebbe aver finito, sì. Il pollo, se vogliamo cucinarlo, io direi di consumare un legno normale senza usare il carbone, così alla cazzo. Meglio prepararci anche qualcosa da mangiare e crearci altre attrezzature utili per la nostra sopravvivenza, tra cui facciamo anche la paletta. Dovremmo anche farci un bel piccone. Cerchiamo di farci delle torce, non si sa mai. Comunque danno calore ed è importante avere calore intorno a noi, da come ho capito. Non so, lì stava scritto che dovevamo fare anche un fuoco, però non so se... cioè, da molto che non gioco a Minecraft e non so cosa hanno aggiunto in questo Minecraft. Non so se si faccia sul serio un fuoco e ci riscaldi meglio di queste torce, però per il momento a me meglio mettere queste e iniziare a vedere cosa abbiamo sotto. Cazzo, perché lagga all'improvviso? Ah, cazzo, qui c'è la pietra infinita, quindi l'isola. Quello che vediamo intorno è questo quello che abbiamo, da come ho capito. Diciamo che quest'isola è quella meno importante. È enorme, ma non c'è un cazzo, a parte legna, che potrebbe servire. Dovremmo andare vicino ad isole più vicine, o almeno è consigliato, credo. Non so quale tra tutte queste è quella più vicina. Io avrei pensato di andare lì, ma è abbastanza lontana, e anche quella. Diciamo che quella più vicina, in teoria, è questa qui, che abbiamo davanti. Però non so, vedo che in un certo senso la distanza è uguale. Io direi di provare quella dove è di fianco la zattera. Qui non so se rimanere queste cose o portarmele. Secondo me conviene portarcele. Sembra interessante la storia, più che altro le sfide anche sembrano interessanti. Sperando che le cose vadano bene, vedo qualcosa qua sotto ma non so cosa sia. Cioè, dobbiamo avvicinarci e capire un po'. Comunque spero che questo, cioè questa custom map piacerà molto, perché a me sembra interessante per adesso, anche se non abbiamo fatto un cazzo all'inizio. Che cazzo è qua sotto? Che cos'è? È impossibile andarci sotto, mi sbaglio. Aspetta, stiamo perdendo aria. Che cazzo è? Cioè non riesco. C'è carbone in questa chest. Cioè in chest, questo forno. Dobbiamo visitarla questa cosa. Cioè sembra... aspetta, cerchiamo di... allora c'era scritto che potevo rompere qualsiasi cosa, se non mi sbaglio. Cioè non c'era scritto non puoi rompere le strutture intorno. Io direi di rompere e capire cosa c'è. C'è una chest, ragnatela. Bene, cerchiamo di arrivare a quest'isola. Ha finito di piovere finalmente. Qualcosa di positivo per adesso, visto che cose positive ne ho viste poche. Fortunatamente abbiamo trovato un pollo e siamo riusciti a raccogliere un po' di cibo per la sopravvivenza, per la nostra sopravvivenza. Più che altro sembra strano che non ci siano mostri. Difficoltà difficile, si è messo tutto bene. Allora cerchiamo di arrivare in questa isola e capire qualcosa. Oppure non l'ho mai vista questa cosa. Allora, sabbia non mi serve un cazzo. Allora, cioè per adesso non è, cioè mi servirà, però per adesso no. Allora, abbiamo trovato del ferro, questa è una cosa positiva. Non so se in altre isole ci sarà altro ferro. Comunque mi conviene trovare anche qualche seme. Però le zucche non danno cibo, o almeno credo. Non ho mai visto qualcuno mangiare una zucca.
cazzo è? Che cos'è qua? Andiamo a controllare. Abbiamo trovato qualcos'altro di interessante. È una barca in teoria. Sì, è una barca. Sentiamoci. Ci sono delle ceste. Pozione di visione notturna. Non è che veda male io. Forse per andare sott'acqua. Disco musicale. Mai. Non c'ho il box, però vabbè. Pepite d'oro. Io direi di prendere queste ceste, potrebbero servire. Un po' di confusione, cioè perdi facilmente l'orientamento. Almeno io lo perdo facilmente. Non esce un seme, visto che i fiori sono messi male. Niente, un cazzo, non uscirà mai. Abbiamo trovato un seme, fortunatamente. Io dovrei mangiare assolutamente. Sto perdendo. Il problema è che abbiamo solo questo pollo. Questa è una cosa molto brutta e crudele. Allora, in qualche modo dobbiamo sopravvivere. Dobbiamo spostarci immediatamente e vedere dove andare, visto che qui non c'è un cazzo. Nemmeno qui. A parte una isola abbandonata. Cerchiamo di trovare almeno cibo per adesso e fermarci poi. Almeno per adesso abbiamo capito un po' l'ambientazione, come muoverci e quante isole ci sono più o meno. Abbiamo capito che troveremo molte cose sott'acqua anche. Come adesso ho trovato qualcosa, se non mi sbaglio, lì dove sto puntando, credo. Ora andremo a vedere, almeno cerchiamo di capire. È una barca, ci sono delle ceste. Un altro CD. Cerchiamo di salire prima che perdiamo l'aria. Ok. Ritorniamo sotto. C'è un'altra cesta. Un diamante, minchia, buono. Qui si scende sotto. Forse dovremmo trovare anche qualche pozione che ci farà sormergere sotto più velocemente o cose così. Non c'è niente. Ok, torniamo a galla. Per adesso abbiamo trovato un'altra cosa buona. Non so, dobbiamo vedere. Ah, qui è tutto deserto, quindi si inizia molto male. Non c'è un cavolo qui. Minchia. Ah no, c'è qualcosa. Carote. Oddio, siamo fortunati, ragazzi. Abbiamo trovato delle carote. Il problema, non so dove vivere. Cioè, come ho visto qui, c'è poca terra. Secondo me l'isola che conviene vivere è quella là dove stavamo all'inizio, che c'era un buon spazio e si potrebbe fare una buona casa. Cos'è? Ah, sono dei lovely slazzoli. Abbiamo trovato anche questo almeno. Bene, dai ragazzi, credo che per adesso ci fermiamo. Nel prossimo episodio vedremo comunque le sfide che ci dà questa mappa e inizieremo a giocare seriamente. Per adesso abbiamo solo esplorato un po' la mappa, cioè per vedere come sono le ambientazioni e tutto. Come dicevo, se questo episodio vi è piaciuto lasciate un mi piace o un commento. E sotto la descrizione troverete la pagina Facebook. Iscrivetevi anche lì per molte notizie che ci saranno. Che cazzo è sta musica? Come al solito al finale deve sempre rovinarci il gioco. Va bene ragazzi, spero che le custom map vi piaceranno un sacco. E se vedo che a voi interesseranno molte, ne farò anche altre, tipo parkour e altre cose più divertenti, credo. Perché ho provato questa, comunque sopravvivenza. Non so se sarà molto movimentata o abbastanza noiosa. Poi vedremo. Spero di trovare anche qualche parkour divertente. Non le solite che giocheranno la maggior parte degli youtuber famosi. Però va bene ragazzi, ci fermiamo qui al prossimo episodio. Ciao a tutti!